A pochi giorni dalla conclusione dei festeggiamenti dei Santi Patroni, abbiamo intervistato Giuseppe Ancona, commercialista fasanese, che dopo un anno di stop è tornato a presiedere l'organizzazione della festa patronale, in un'edizione 2019 da molti giudicata la più bella degli ultimi anni. Presidente, vuol tracciarci un bilancio? Ormai è passato qualche giorno dalla chiusura dei festeggiamenti, dopo insomma un primo momento di stanchezza, perché è stata abbastanza dura, è il momento, diciamo, del bilancio non solo economico, ma anche un bilancio di gratificazioni. Sono stati 6 giorni pieni di eventi che abbiamo, insomma, realizzato, che abbiamo portato avanti. Naturalmente, per preparare questi eventi ci sono stati circa 2 mesi di preparativi, e di questo voglio, prima che me ne dimentichi, ringraziare tutti i membri del comitato, perché io sono solo l'espressione di un numero di persone che mi hanno dato tanto in questi mesi, tanto in termini non solo di lavoro, ma anche in termini di coraggio, di sostegno. Ci sono stati dei momenti difficili da un punto di vista anche momenti di difficoltà che solo grazie al loro sostegno ho potuto superare. E la festa è stata bellissima, a detta di tutti. Io tra l'altro me la sono goduta relativamente, nel senso che, così come si può immaginare, chi la organizza, la festa finisce nel momento in cui inizia per gli altri. Me la sono goduta nella preparazione, immaginandola così come è venuta, con tanti eventi culturali, tanti eventi di musica, di spettacolo, per cui, ecco, io sono estremamente soddisfatto. Quali sono stati i momenti più difficili e quali le criticità nell'organizzare un evento così lungo e complesso? Sì, la festa è molto complessa, proprio per quello che dicevo prima, in relazione al fatto che sono tanti giorni, e poi abbiamo abituato la nostra città, i nostri concittadini, a tanti eventi di vario genere in più punti della città, per cui già la preparazione, pensarli, immaginarli, è abbastanza impegnativo. Le criticità sono venute prevalentemente durante gli ultimi giorni dei festeggiamenti, quando nella preparazione dei service, del palco, dei gruppi elettrogeni, cioè tutto quello che serve per portare a buon fine l'evento, ci sono stati momenti veramente difficili in cui ho sofferto la realizzazione di questi. I tecnici a cui servivano determinate cose, tra cui gruppo elettrogeno di collegamento, insomma, non sto qui a raccontare tutto quello che è avvenuto. Certamente ho trascorso tantissime ore in piazza in prima persona, arrivando veramente in serata con una fatica incredibile. Detto questo, diciamo, aspetto tecnico, il resto è filato tutto liscio. Sono contento che nulla è successo da un punto di vista di gestione della sicurezza. Ci siamo impegnati tantissimo, e approfitto per ringraziare l'ingegner Schiavone, perché ha approntato un piano di sicurezza importante con la collaborazione di tante associazioni, che ringrazio: l'Associazione dei Finanzieri in Pensione, l'Associazione dei Carabinieri in Pensione, le aziende della sicurezza e la Blu Vigilanza, che hanno anche dato il loro contributo mettendoci a disposizione il loro personale, e la società AROS di Fasano, che ha del personale qualificato. Tutte queste persone che, coordinate dall'ingegnere, hanno fatto stare tranquillo me, hanno fatto stare tranquillo il sindaco, hanno fatto stare tranquillo le forze dell'ordine per due concerti, quello della domenica di Ron Moss
è quello di lunedì delle vibrazioni, dove tutto è filato liscio. Dal punto di vista economico, com'è andata la festa? Nell'intervista rilasciataci qualche mese fa, quando ha accettato la presidenza, aveva chiesto delle garanzie economiche per rientrare nel comitato. La grande esperienza che ho maturato in questi anni, prima diciamo a sostenere il mio ex presidente Paolo Lamberti e poi gli anni in cui ho gestito la presidenza, mi hanno permesso di capire tanti meccanismi e tante situazioni che bisogna preparare prima, altrimenti si rischia veramente di non raggiungere l'obiettivo e soprattutto di trovarsi in grosse difficoltà. È una festa difficile da preparare da questo punto di vista, perché gli imprevisti sono tanti, la gente non risponde sempre nella stessa misura. Per cui, forte di questa esperienza, ho creato un gruppo, una squadra molto eterogenea, dividendole tra persone disponibili a fare la questua e persone disponibili ad aiutarmi in sordina dietro le quinte in tutto il resto, tra cui ricercare degli spazi pubblicitari attraverso i quali poter invogliare le aziende a contribuire. Ecco, in questo senso la festa è andata bene, perché abbiamo preparato in 2 mesi un piano di sponsorizzazioni molto alte, che ci ha permesso di avere quel valore aggiunto per creare le condizioni di contrattualizzare con l'azienda, in particolare Santoro delle luminarie, e con diciamo i manager dei cantanti, degli eventi, i 2 eventi più costosi e più importanti. Il rammarico è quello che diciamo la città non risponde nella questua bene. Diciamo che il grande lavoro fatto da 16 persone che hanno girato in lungo e in largo la nostra città, nonostante i tanti richiami che sono stati fatti da me, da Don Sandro, dagli organi di informazione, tra cui ringrazio anche la testata di Osservatorio che si è prodigata anche in questo senso, ma devo ringraziare tutti i canali di informazione che hanno spinto la gente ad offrire il loro contributo. Credo che sia diventato un po' anacronistico questo modo di ricercare il contributo dalla città. Notiamo che c'è stata una riduzione sostanziale da questo punto di vista, per cui ecco, questo mi dispiace molto, perché puntavamo ad incrementare questa voce di entrata, ma non ce l'abbiamo fatta e quindi c'è un decremento rispetto agli anni passati. Sicuramente nei prossimi giorni, insieme al comitato, faremo delle nostre valutazioni, nel senso che la gente, i giovani soprattutto, non contribuiscono come dovrebbero. Le persone anziane ci tengono molto, ecco, ci tengo a dire questo. Ci tengono molto, ci vengono a trovare, ci portano il loro contributo, perché sanno quanto è importante sostenere il comitato per il futuro di questa manifestazione. E siccome gli anziani diventano sempre meno quelli che ci tengono, e questo diciamo, penso sia il motivo di fondo che raccogliamo sempre meno dalla città, e questa differenza la cerchiamo naturalmente attraverso le aziende. Naturalmente, ecco, un richiamo che vorrei fare è un ringraziamento a tutte quelle aziende che tutti quanti possiamo ritrovare su questo opuscolo, e quindi le ringrazio pubblicamente, non solo perché hanno dato il loro contributo attraverso lo spazio pubblicitario, che poi lo abbiamo riproposto nel corso del concerto delle vibrazioni su un maxi schermo per farle notare a tutti coloro che vedevano il concerto. Un appello vorrei fare anche per i prossimi anni, per quelle aziende che non hanno voluto dare questo contributo.
Non è la pubblicità quella importante, soprattutto per le aziende fasanesi, le conoscono tutti, le conosciamo tutti. Mi sono sforzato, insomma, di raggiungerle anche personalmente, molte aziende che hanno detto di no. E quindi vorrei che questo aspetto venisse puntualizzato. La festa è di tutti e tutti devono contribuire alla realizzazione, soprattutto quelle aziende che dalla festa ne ottengono dei lucri, dei lauti guadagni. Ecco, questo mi dispiace che molte aziende che lavorano e quindi dalla festa per 5-6 giorni di festività hanno un risvolto economico importante, molte di queste non vogliono contribuire e dare il giusto contributo alla festa. È confermata la sua presidenza anche per il prossimo anno? È presto a dirsi, perché sono in corso tutte le, naturalmente non solo da un punto di vista economico, la chiusura della festa, che sicuramente non può avvenire il giorno dopo, due giorni dopo. Stiamo ancora raccogliendo tutte le fonti promesse, quindi le aziende che ci devono ancora dare il loro contributo, la loro pubblicità, per poter ultimare i pagamenti. Ma non è soltanto un fatto economico, anche un fatto di valutazioni generali. Che dire, a me la festa è piaciuta anche coordinare tutto questo gruppo di lavoro. Sono molto legato alla Madonna del Pozzo, per cui questo mio lavoro lo dono alla città, ma lo dono soprattutto alla Madonna del Pozzo e a San Giovanni Battista. Sono un volontario della Chiesa Matrice, mi piace collaborare con Don Sandro, animare la Messa delle 10, quindi sono inserito in un contesto generale di volontariato, di fede, per cui ecco, mi piace anche dare questo contributo, questa mia esperienza che ho svolto. Non lo so, non sono ancora in grado di dire se questa esperienza può ancora continuare. Non ci sono, come l'altra volta, le condizioni per dire un no definitivo né un sì definitivo. Ecco, vorrei godermi questo momento, ringraziare tutta la città di tutti i complimenti, anzi attraverso voi ringrazio un po' tutti gli amici che ci seguono anche da fuori, tanti giovani che studiano all'estero e che non hanno potuto partecipare alla nostra festa, che ci ringraziano perché avete voi fatto vedere la festa e quindi hanno potuto vedere quello che abbiamo fatto. Ringrazio anche molti comuni vicini, perché ci sono giunte delle telefonate dagli amministratori di Ostuni, di Monopoli, di Polignano, si sono resi conto che la nostra festa ha superato veramente ogni limite di previsione e quindi questo per noi è bellissimo. Permettetemi anche di fare un ringraziamento alle forze dell'ordine che si sono veramente adoperate, quindi ringrazio nella persona del capitano Daniele Boaglio l'Arma dei Carabinieri e del maresciallo Piero Pugliese, che veramente non ci hanno lasciato mai da soli nell'affrontare le varie situazioni di difficoltà. Ringrazio il capitano Domenico Pirrò e tutta la Guardia di Finanza, che anch'essi sono stati sempre presenti. E infine ringrazio anche il maggiore Fernando Virgilio, che con tutto il corpo di Polizia Municipale hanno seguito passo passo tutta l'evolversi della festa patronale. È un evento che coinvolge tante situazioni, tante persone, tante realtà, le strade della nostra città, quindi diciamo che serve il contributo di tutti, non solo economico, ma lavorativo, di idee. Ringrazio anche tutte le associazioni che ci hanno supportato, l'Università del Tempo Libero, i Lions, i Rotary. Abbiamo una ricchezza infinita di persone che si adoperano per il bene di tutti. Ringrazio Laura De Mola, che ha permesso la domenica di avere Rommos a Fasano. Ringrazio il Giugno Fasanese e i timpanisti Faianensis, perché anche loro hanno svolto un ruolo importante in questa festa.
Diciamo, è stata un'esperienza bellissima di coordinamento di tutte queste forze, di tutte queste associazioni. La festa è stata bella proprio per questo. Tutti si sono incastrati in un progetto complessivo che ha portato ad essere un evento importante non solo per Fasano, ma per tutta la Puglia, oserei dire. Questa festa è stata un esempio più unico che raro a Fasano di partecipazione e non il solito dividere e denigrare. Sì, devo dire che rispetto ad altre situazioni ho notato che sulla festa patronale c'è un, diciamo, uno stringersi intorno, ci tengono tutti. E mi dicono che la mia persona raccoglie un po' i consensi di tanti, quindi la solita invidia fasanese o il solito modo di fare in questo caso non ha trovato riscontro, perché tutti mi hanno sostenuto e tutti diciamo hanno apprezzato il lavoro che ho fatto. Anche la Chiesa, non voglio dimenticare la Chiesa che si è stretta intorno al comitato, quindi tutti i parroci di Fasano, Don Sandro e il Vescovo che ci hanno tenuto fino all'ultimo a seguirci e a chiederci continuamente i consigli. Anche le confraternite, voglio ringraziare tutte le confraternite che, come dicevi tu all'inizio, hanno garantito l'esito finale di questa festa. Cioè io ho chiesto a loro di essermi vicini qualora ci fossero stati dei problemi, proprio per la difficoltà di previsione di questa festa. La si organizza prima e i soldi si raccolgono dopo. Quindi è facile poter ottenere delle sorprese inaspettate. Infine ringrazio anche l'amministrazione, ecco, non voglio dimenticare assolutamente l'amministrazione, in particolare il sindaco Francesco Zaccaria, che attraverso il contributo che avremo, che ci raggiungerà, ci ha permesso di potenziare anche l'evento del lunedì, le vibrazioni, prima gli stadio, poi le vibrazioni, facendolo rientrare nel progetto complessivo che questa città quest'anno sta approntando con degli artisti di primissimo ordine, quindi con il progetto di Costa dei Trulli. Grazie al sindaco per questo ulteriore contributo, per questa ulteriore forza che ha messo. Ecco, servono tutti, serve tutta Fasano, tutta la gente, se vogliamo veramente portare sempre più in alto questa festa. È stata una festa bellissima, ma come ebbi a dire nel 2017, si può ancora migliorare, ci sono ancora spazi di miglioramento, spazi di potenziamento che possono ancora di più portare la nostra città ad essere un punto di riferimento di questo evento.